tutta la parte di, sicuramente di architetture, quindi da cloud practitioner fino a associate professional, per la quale parte associate seguo anche developing on AWS e SysOps Administrator, poi per la parte di specialty Big Data on AWS, che è un corso molto interessante che sta prendendo sempre più piede, nel senso la gestione dei dati, di grandi quantità di dati che riusciamo a raccogliere a velocità estrema, è sempre un'esigenza più fondamentale per le aziende. Collaboro con Fastlane da ormai molti anni, diversi anni. Fastlane possiamo dire che è un'azienda leader nel settore della formazione IT, si occupa anche di consulenza, a volte si occupa di corsi custom specifici per sulla richiesta del cliente, chiaramente corsi ufficiali che i vendor mettono sul mercato, tutta una serie di servizi relativi a consulenza, talent program, i corsi possono essere on site, quindi in presenza o online come lo stiamo facendo noi, quindi non è cosa nuova e non è solo dettata dall'emergenza, diciamo così, passatemi il termine, no? Beh, penso che sia ufficiale che è un'emergenza, dico, non è solo dettata dall'emergenza coronavirus, ma diciamo che è una tecnica che usiamo spesso, quella del corso con la classe virtuale, col corso online, quindi non siamo nuovi a questo. Allora, poi ve lo ricorderò alla fine. Ricordatevi, quando terminerà la sessione e uscirete dalla sessione, verrete reindirizzati a un piccolo questionario. Sono poche domande, adesso non ricordo il numero esatto, ma sono veramente poche domande. Rispondendo a quelle domande, avrete diritto a uno sconto del 20% sul corso eventuale a cui vi. Che eventualmente deciderete di acquistare in un futuro. Ok, quindi poi ve lo ricordo alla fine, compilate il questionario con un feedback di soddisfazione relativo al corso, compilando, appunto, riceverete senza impegno questo sconto. Ok, come sicuramente saprete, abbiamo deciso, dopo una serie di altri webinar che abbiamo svolto nel corso degli ultimi mesi, abbiamo deciso di preparare questo workshop su, appunto, la progettazione dei data store di grandi dimensioni, che è preso dal corso Architecting Professional, quindi è Architecting on AWS Professional. Quindi parliamo di argomenti avanzati, o meglio, diciamo che più di argomenti, vediamo che andiamo ad utilizzare alcuni servizi in maniera avanzata, quindi si presume una conoscenza di AWS, ma comunque adesso credo che sia comunque doveroso fare una breve introduzione. Allora, quindi, siccome parliamo di ottimizzazione di Amazon S3, S3 è il servizio di storage oggetti, Simple Storage Service di AWS, vediamo un attimo velocemente un recap di alcune funzionalità, di alcune feature di S3 che nelle slide che vedremo successivamente vengono date per scontate. Allora, mi confermate che vedete la lavagna? In chat potete rispondermi. Non vedete più le slide e vedete la lavagna, giusto? Ok, perfetto, perfetto, basta, non rispondete tutti quanti. Allora, abbiamo detto, oh, scusate, abbiamo detto S3 storage oggetti. Che cosa significa storage oggetti? Significa che se questo è il mio cestino, quindi il mio bucket S3, nel quale vado a caricare dei file, degli oggetti. Questi oggetti saranno conservati in maniera affidabile, in maniera sicura, ridondata e tutto quanto, a
all'interno di questo cestino. La caratteristica dello storage oggetti è che se io devo modificare questo quadrato rosso e voglio farlo diventare blu, l'unica soluzione che ho è scaricarmelo, modificarlo, farlo diventare blu, ricaricarlo andando a sovrascrivere quello che prima era rosso. Ok? Questa è la caratteristica dello storage oggetti che è pensato per quello che viene chiamato warm write once, read many, quindi non è pensato per scrivere continuamente in millisecondi per riscrivere gli oggetti, è pensato per scriverli una volta e leggerli milioni di volte. Poi lo modifico e poi lo rileggono milioni di volte. Poi lo modifico e poi viene riletto milioni di volte. E così ad libitum. Ok? Allora, vediamo un po' di ricordare le caratteristiche di S3. La disponibilità di S3 è una disponibilità del servizio S3 a 4.9, vuol dire che in un anno ho il 99,99% di uptime, quindi ho lo 0,01% di possibilità che il servizio vada giù, di downtime, non di possibilità, scusate, di tempo di downtime, quindi parliamo di pochi minuti durante l'anno. Questa però ricordatevi che è la disponibilità da non confondere con durabilità. Vabbè, non li scrivo tutti, che è 11,9, quindi vuol dire che ho lo 0,00000000001% di possibilità di perdere un oggetto che carico dentro S3. Detto in una maniera più cool, perché insomma dire che ho 0,00000001% non è proprio così figo, quindi detto in maniera più cool possiamo dire che ho la possibilità di perdere un oggetto ogni 10.000 che ne carico ogni 10 milioni di anni. Poi chiaramente S3 è pensato per caricare centinaia di migliaia di oggetti, quindi poi percentuale diventa, no, percentuale, questi 10 milioni di anni, diciamo così, diminuiscono drasticamente più oggetti vado a caricare. Poi, varie feature di S3. Abbiamo detto che essendo oggetti, l'unica possibilità che ho è scaricare l'oggetto, modificarlo, ricaricarlo e quindi sovrascriverlo. Però sovrascrivere un oggetto potrebbe essere dannoso in alcuni casi. Allora posso abilitare quello che viene chiamato versioning. Con il versioning, quello che succede è, vediamo se riesco a cancellare senza pasticciare troppo. Beh, abbiamo capito che questo è S3. Con il versioning, quello che succede è che quando io ho il mio oggetto cerchio blu, lo scarico, lo faccio diventare oggetto cerchio rosso, lo ricarico. A questo oggetto verrà, come dire, anteposto un ID, non sarà più visibile agli utenti finali, ma agli amministratori sì, e quindi qualora dovessi far diventare questo oggetto rosso verde, se lo ricarico, diventa verde e qua avrò ancora l'oggetto rosso a disposizione per un rollback, diciamo così. Quindi se io mi accorgo che a un certo punto quell'oggetto verde non è stato modificato
come pensavo, quindi non ho migliorato quello che dovevo migliorare, posso fare rollback e tornare all'oggetto rosso e tornare all'oggetto blu. Tutto quello che mi serve. Ancora meglio, può essere utilizzato anche per il delete. Quando io cancello questo oggetto verde, viene anteposto il suffisso del, quindi come prima non sarà visibile agli utenti finali, ma sarà visibile agli amministratori che se devono ripristinarlo possono scaricarlo e ricaricarlo così com'era. Il versioning è disabilitato by default perché chiaramente, come ben sapete, su S3 io pago lo storage che, lo spazio che occupo, pago tutte le richieste di get, put, list, copy e delete. Quindi avere un oggetto in 1000 versioni mi fa aumentare di molto il costo di quell'oggetto. Quindi di default è una funzionalità che è disabilitata, che però posso andare io ad abilitare quando ne ho necessità. Poi, altre cose su S3, velocemente, abbiamo molto importanti le classi di storage. Quindi con le classi di storage posso andare a risparmiare, quindi a ottimizzare i costi, perché dichiaro che, ad esempio, quell'oggetto che sto caricando nel mio bucket è un oggetto che verrà acceduto in maniera infrequente. Siccome abbiamo detto che è pensato per il warm, write once and read many, chiaramente quando io carico il mio oggetto in modalità standard, io pagherò per farlo leggere tante volte, quindi le performance di quel bucket, di quell'oggetto S3 si predispone in modo che quell'oggetto verrà letto milioni di volte. Se io dichiaro che quell'oggetto non sarà letto milioni di volte, allora posso risparmiare qualcosa. Chiaramente poi nella realtà dei fatti quell'oggetto dovrà essere letto non milioni di volte, altrimenti S3 me lo, AWS me lo converte automaticamente in modalità standard. Poi abbiamo un'altra modalità. Quando carico un oggetto in S3, vi ricordate la questione delle region, availability zone? S3 è un oggetto, è un, scusate, è un servizio il cui scope è regional, anche se poi è esposto globalmente, ma S3 vive nella region. Quindi, di default, per sicurezza, per affidabilità, per alta disponibilità, il mio oggetto viene replicato su più facilities all'interno della stessa region. Quindi su più availability zone della stessa region, su tutte le availability zone della stessa region. Quindi capite che se io mi trovo in Virginia con 6 availability zone o in un'altra region che magari ne ha 3, in Virginia mi costerà di più storare gli oggetti dentro il mio bucket S3. Allora posso andare ad abilitare per i dati che non sono business critical, cose che non sono così importanti, posso andare ad abilitare la one zone, quindi dirgli replicalo solo in una zona. E anche qua avendo un discount che sulle grandi quantità potrebbe sicuramente agevolarmi. Adesso, da un annetto a questa parte, esiste una storage class molto interessante che si chiama Intelligent Peering, tramite il machine learning apprende quali sono le nostre abitudini e decide lui in maniera autonoma qual è la classe di storage più indicata per i miei oggetti. Ok, e poi soprattutto, come diciamo, in realtà è una classe di storage, ma poi viene se considerato un servizio a parte, abbiamo, se avete mai utilizzato, abbiamo Glacier. Glacier è per archiviazione a lungo termine,
Quindi io prendo i miei oggetti, prendo quello che ho nel bucket e gli dico spostalo dentro Glacier. Glacier, appunto, vi dicevo, è per il backup, quindi attivazione a lungo termine e quindi con un prezzo molto molto più vantaggioso rispetto a S3. Adesso abbiamo tre modalità per conservare gli oggetti, i dati dentro Glacier. Abbiamo la modalità standard, la modalità expedite, la modalità bulk. In modalità standard, quando creo il mio archivio dentro Glacier, ci vogliono fino a 5 ore per poi riottenere i dati indietro che magari mi servono. Se vado in modalità bulk è molto 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 economica, parliamo di 0,0001 centesimo a giga per mese, ma per averli indietro possono essere necessarie fino a 12 ore. In modalità bulk è un po' meno vantaggiosa rispetto alle altre, però in 3 minuti posso avere i miei oggetti, i miei archivi indietro. Come fa? Che significa averli indietro? Vuol dire che me li riversano in un bucket S3 che io vado a definire. Bene, quindi adesso dovreste vedere le slide, se per favore me lo confermate. Quindi andiamo adesso che abbiamo fatto un po' un veloce recap su quello che è il servizio S3, andiamo un po' a vedere come andare a ottimizzare, perché poi lo scopo di questa giornata è farvi vedere come funziona nel dettaglio un servizio molto interessante di AWS. Per l'utente finale, eh? Allora, se io devo muovere grandi quantità di dati su S3, quindi fare dei put su S3, una feature che mi può venire sicuramente incontro è quella di andare a parallelizzare i put in modo sequenziale. In questo modo riesco ad aumentare il throughput su Amazon S3, ok? Quindi andando a caricare oggetti soprattutto di grande dimensione, chiaramente dovrò utilizzare una connessione abbastanza stabile con una banda significativa, però andando a parallelizzare il singolo caricamento di un oggetto di grandi dimensioni, posso massimizzare la produttività della rete fornendo quelle che vengono definite prestazioni multithread. Ok? Quindi quello che facciamo adesso lo vediamo. Quindi con il parallelismo dei put, quindi quello che viene chiamato multipart upload di S3. Il file di grande dimensione viene splittato, viene separato in parti che poi vengono caricate in parallelo, consentendoci così di andare a caricare file di dimensioni grandi in maniera un po' più veloce, in maniera più affidabile, perché se una parte fallisce posso ricaricare solo quella parte e non tutto l'oggetto. Ok, vediamo un po' come funzionano le varie operazioni per il multipart upload. Quando parto con il multipart, mi viene assegnato un ID che è definito l'upload ID. Questo ID viene utilizzato per andare ad associare tutte le parti nello specifico caricamento, in modo che quando poi tutte le parti saranno caricate potranno essere rimesse insieme. Poi, a un certo punto, quindi una volta creata questa cosa che viene fatta in automatico quando si decide di utilizzare il multipart upload, una volta fatto questo, comincia l'upload appunto delle parti e ne tiene traccia
tramite appunto quell'ID. Ok? I numeri di parte possono essere tra 1 e 10.000. Ok? Ogni parte deve avere una dimensione che sia almeno di 5 mega. Ok? Forse non l'abbiamo detto quando abbiamo parlato di S3. Ricordatevi, non ho limiti di spazio, quindi è virtualmente spazio illimitato. L'unico limite che ho è sul singolo oggetto, che non può essere più grande di 5 tera. Ok, quindi una volta assegnato l'ID, partito il caricamento delle parti, completato il caricamento delle parti, le parti vengono riassemblate tutte insieme per ricreare l'oggetto iniziale. Ok? Posso a un certo punto decidere di interrompere, di fare l'abort del multipart. Se lo blocco, faccio un abort, non è più possibile caricare parti aggiuntive con quell'ID. Ok? E non solo, lo spazio caricato fino a quel punto verrà cancellato. Cioè, facciamo l'esempio: abbiamo detto 5 mega. Diciamo che ho fatto delle parti da 10 mega, sono 10 parti perché ho 100 mega. Carico la prima, la seconda, la terza, la quarta, ho 40 mega dentro il mio bucket. Faccio l'abort, interrompe il caricamento e cancella quei 40 mega dal mio bucket S3. Ok? Ok, poi per andare a verificare che tutte le parti siano state rimosse o caricate, posso andare ad eseguire un list sul mio bucket per quello specifico ID. Ok, e quindi posso andare a fare anche il list durante il caricamento per vedere il progress di questo caricamento, come si sta comportando. AWS consiglia parti comprese tra i 25 e i 50 mega su reti con una larghezza di banda abbastanza importante, quindi con banda larga. Non più di 10 mega sulla rete mobile, quindi quello che poi dopo va detto, e questi sono dei consigli che Amazon si sente di dare, però poi sta al nostro buon senso soprattutto andare a trovare un giusto bilanciamento tra numero di parti e dimensioni di parti. Perché? Perché parti molto piccole sicuramente non vanno bene perché mi richiedono più connessioni, più operazioni e quant'altro, parti più grandi riducono un po' i vantaggi, parti troppo grandi riducono un po' lo scopo finale del multipart, cioè se io sto facendo il multipart per splittare appunto il mio oggetto in parti più piccole, se quelle parti poi sono troppo grandi non traggo il massimo del beneficio dal multipart, quindi quello che devo trovare appunto, come vi dicevo, il giusto balancing tra numero di parti e dimensioni delle stesse. Vediamo, non facciamo a teniamo tutta la slide aperta. Allora, potresti utilizzare SSL per connettersi ad Amazon S3 e andare a performare un caricamento multipart utilizzando SSL. Però dobbiamo ricordarci che la CPU può andare un po' in stress, quindi Amazon S3 e quindi AWS raccomanda di utilizzare, se proprio vogliamo trasferire dati in modo sicuro sul nostro bucket, di utilizzare S256 per ottimizzare la sicurezza e le prestazioni del nostro caricamento. Posso sfruttare l'hardware SNI sul mio host per andare a migliorare alcune prestazioni di crittografia. Vabbè, quindi se devo caricare dati crittografati per una questione di
possibile. Ok, ci sono? Scusate, non so. Aspettate che allora utilizzo quest'altra rete, forse più affidabile. Ok. Mi sentite bene? Ok, scusate. Quindi dicevamo, come posso parallelizzare i put, quindi l'upload dei miei oggetti, posso andare a parallelizzare il get, quindi il download degli oggetti, per andare a fornire prestazioni multithread durante il download degli oggetti. Questa cosa diventa molto molto utile, quasi fondamentale, quando abbiamo delle reti poco affidabili. Quindi se i miei utenti finali si trovano su rete mobile o rete poco affidabile, con la parallelizzazione dei get riescono comunque come dire, a fare il retrieve dell'oggetto, quindi il download dell'oggetto in maniera sicura e quindi più affidabile. Senza adesso addentrarci nella questione, sappiate che CloudFront supporta una funzionalità particolare che si chiama Range Based Get Request, che appunto va a parallelizzare anche con CloudFront le richieste di get. Ok, sicuramente, non so se lo sapete, se non lo sapete ve lo dico io, S3 si basa molto su DynamoDB, quindi quello che posso fare è andare a ottimizzare per il list il mio bucket e quindi andare a parallelizzare le operazioni di list. I nomi delle chiavi degli oggetti vengono memorizzati in una maniera che è detta lessicograficamente negli indici di Amazon S3, quindi in alcuni casi rendono difficile l'ordinamento e la manipolazione dei contenuti dei miei elenchi. Amazon S3 mantiene un unico elenco di indici che vengono archiviati e posso andare a parallelizzare le operazioni sull'elenco. C'è un limite, e il limite è dato dal fatto che l'operazione di list è progettata per essere eseguita in sequenza. Quindi il limite rimane, però posso provare con un indice secondario a migliorare appunto l'operazione di list. State attenti perché le operazioni di list sul bucket, proprio per questo modo, per la sequenzialità e per l'indice unico e via dicendo, sono operazioni molto costose sia a livello di risorse sia a livello proprio economico. Allora, vabbè, i punti di accesso per un bucket S3 sono gli hostname univoci che possono avere delle policy di accesso dedicate che vanno a descriverci come i dati devono e possono essere appunto acceduti. Ricordatevi, abbiamo detto S3 è un servizio il cui scope è uno scope regionale, quindi vive nella region, ma siccome è esposto pubblicamente, o può essere esposto pubblicamente, c'è una particolarità che il nome del mio bucket deve essere univoco a livello globale. Quindi, per farvi un esempio, se io creo un bucket e lo vado a chiamare Pippo, sono quasi sicuro al 100% che non sarà disponibile come nome del bucket. Quindi va bene, qua vi sta ricordando che puoi andare a creare delle policy e quindi puoi andare a definire che a quel bucket può accedere solo un singolo utente, può accedere un'applicazione, può accedere un gruppo di utenti, un gruppo di applicazioni, può accedere tutto il mondo perché il bucket è pubblico, o può accedere solo l'owner, solo io che l'ho creato, solo l'amministratore, perché è un mio bucket personale che serve a specifiche operazioni.
Occhio, occhio con le policy su S3, perché S3 è il servizio che accetta più tipi diversi, diciamo così, di policy, cioè possono essere scritti a diversi livelli. Può essere una policy associata direttamente all'utente, può essere una policy scritta proprio nel bucket, può essere un access control list. Quindi attenzione a essere coerenti nella configurazione delle policy per non andare in conflitto con altre policy già scritte. Questa è una feature, l'object lock di S3. Abbiamo detto S3 write once, read many model, quindi pensato proprio perché gli utenti vadano a leggere più volte, tantissime volte, gli stessi oggetti. Quindi posso utilizzare una feature particolare, quindi, che si chiama S3 Object Lock su un oggetto, che gli va ad assegnare un periodo di conservazione che vado a definire. Praticamente, durante quel periodo di conservazione, quell'oggetto non può essere né cancellato né sovrascritto. Ok? Posso definire che quel periodo di tempo in cui l'oggetto non deve essere né cancellato né sovrascritto sia fisso, quindi dico io per quanto, oppure sia indefinito, cioè per sempre, non può essere mai, insomma, sovrascritto o cancellato. Ok? Può essere configurato in diversi modi, in modalità governance, in modalità compliance. Chiaramente se attivo l'object lock, solo gli utenti con privilegi elevati potranno andare ad intervenire su quei singoli oggetti. Intelligent Hearing, ve l'ho accennato prima, è progettato per andare ad ottimizzare i costi spostando in maniera automatica i dati alla classe di storage più cost effective per come vengono quei dati utilizzati. Quindi va ad archiviare gli oggetti in due differenti livelli di accesso, uno ottimizzato per l'accesso frequente, uno per l'accesso non frequente. Ok? Chiaramente andare ad attivare l'intelligent hearing ha un costo mensile perché deve essere monitorato continuamente il movimento di questi oggetti, l'andamento, le statistiche di questi oggetti. Quando si accorge che ad esempio un oggetto viene utilizzato poco, richiesto poco, automaticamente lo mette in frequent access, in una classe di storage che è in frequent access. Ok? Puoi andare a caricare direttamente i tuoi oggetti su S3 in modalità intelligent tiering. Comunque puoi anche sugli oggetti che sono in intelligent tiering andare ad intervenire con le lifecycle policy. Se vi ricordate, quando io carico degli oggetti nel mio bucket posso andare a scrivere delle policy per il ciclo di vita di quell'oggetto e quindi andarle a dire dopo tot giorni spostalo da standard a infrequent, dopo almeno 30 giorni, quindi da 30 giorni in su, 40, 60, 70, spostalo in glacier, dopo un anno che è in glacier cancella. E quindi posso andare a creare delle lifecycle policy anche nell'intelligent hearing, perché gli dico dopo 90 giorni che sei stato in intelligent hearing, spostati e vai magari in Glacier. Ok, quindi una best practice, abbiamo detto prima quando abbiamo parlato delle feature, sicuramente una delle best practice su S3 è il versioning, perché controllo le versioni e quindi vado a mantenere più varianti dello stesso oggetto all'interno del bucket. Quindi vado a utilizzarlo per conservare, per recuperare, per ripristinare le diverse versioni
degli oggetti che ho archiviato e posso in maniera molto facile e rapida andare a recuperare i miei oggetti, sia per la sovrascrittura sia per la cancellazione. Okay? Allora, gli stati del bucket S3 sono quei tre che vedete in slide, i stati possibili, quindi default vuol dire che il versioning non è abilitato. Poi intervengo in qualità di amministratore e decido di abilitare il versioning. Poi a un certo punto decido che il versioning non mi serve più, non posso disabilitarlo, ma posso solo sospenderlo, perché vuol dire che le versioni che ho fatto, gli oggetti che ho cancellato e conservato all'interno del bucket con il suffisso del vengono conservati, quindi devo ricordarmi che quegli oggetti sono presenti. Quindi adesso best practice nella best practice tassativo quando si abilita il versioning è creare le life cycle policy, altrimenti io con gli oggetti me li ritrovo lì dentro a vita e io pago il fatto che quegli oggetti stanno occupando spazio nello storage S3, quindi creare delle life cycle policy, che ne so, in cui ti dico l'oggetto versionato dopo 30 giorni lo cancelli. Dico io poi chiaramente va studiato in base alla tipologia di utilizzo che ne fate in azienda del versioning. Un'altra feature è quella della replica tra regioni. Una funzionalità a livello di bucket per Amazon S3, quindi consente la copia automatica e asincrona di oggetti su bucket in diverse region AWS. Ok, quindi è una spunta. Quando creo il mio bucket, gli dico replica tutto o questo sottoinsieme di oggetti all'interno del bucket su un'altra region. Ok? Il bucket di destinazione, le repliche che vado a conservare nel bucket di destinazione sono delle copie esatte degli oggetti che abbiamo nel bucket di origine, quindi hanno gli stessi nomi chiave, gli stessi metadati, quindi ora di creazione, proprietario, tutti i metadati che abbiamo definito durante la creazione, l'ID, tutte le access list e via dicendo. Vediamo quando è il caso di utilizzo. Sicuramente è possibile andare a configurare la replica tra region su un bucket per varie necessità. Ad esempio, ho dei requisiti di conformità. Chiaro che S3 memorizza i dati su più zone di disponibilità, geograficamente distanti all'interno della stessa region, però potrei avere dei requisiti di conformità che mi impongono di avere più copie con un'alta disponibilità di queste copie, e quindi vado a copiarle su altre region. Per ridurre al minimo la latenza, perché se ho un'applicazione web distribuita a livello globale, sicuramente il fatto che quell'oggetto si trovi nel bucket che è più vicino possibile al mio cliente mi fa diminuire di tanto la latenza. Quindi se ho un business che è attivo sia in Europa sia negli Stati Uniti, probabilmente deciderò di replicare su più region per avere meno latenza per i miei clienti, per i miei utenti finali. Ok? Questo, vi dicevo, come accennavo prima, abbiamo parlato di tutta questa ottimizzazione di S3 perché volevamo arrivare al caso d'utilizzo Amazon Drive. Non so se lo utilizzate, se lo conoscete, se ne avete mai sentito parlare. Chi è che non c'è qualcuno che non ha mai sentito parlare di Amazon Drive? Perché non è, ho scoperto che non è così poi diffuso come si pensi, eh? Lo conoscete tutti?
Vedi? Va bene, comunque, allora partiamo da un altro concetto. Dropbox lo conoscete? Dropbox fino a un anno fa forse era su AWS e usava S3. Amazon ha tratto un po' ispirazione da Dropbox e quindi che cosa ha fatto? Per i suoi clienti Prime, ma anche non solo per i clienti Prime, però chi vuole e ha un account su Amazon può abilitare Amazon Drive e avere dello storage gratuito fino a un certo punto a pagamento se ne vuoi di più, proprio come con Dropbox. Ok? C'è una caratteristica particolare per i clienti Prime. I clienti Prime fino a qualche anno fa avevano spazio illimitato. Poi dopo, come ogni cosa, la gente se ne approfitta, cose illegali, sono state trovate cose illegali all'interno dei drive delle persone, quindi Amazon ha deciso di togliere quel benefit, quindi non hai più spazio illimitato anche se sei cliente Prime, hai spazio illimitato solo per le foto. Quindi hai come Dropbox 10 giga, 5 giga, adesso non ricordo con esattezza, però penso 10. Hai 10 giga per conservare i tuoi file e poi hai spazio illimitato se carichi le foto in Amazon Drive Photo. Ok? Quindi adesso vediamo un po' come AWS ha deciso di utilizzare S3 e tanti altri servizi a corredo per mettere in piedi appunto questo servizio per gli utenti finali. Allora, nella prossima slide ci saranno tutti i servizi che Drive utilizza per funzionare. Provo a farvi una carrellata, però facciamo così. Io vi faccio la carrellata sui servizi, poi ci fermiamo. Se ci sono domande, mi fate delle domande anche relative a quei servizi e poi ci prendiamo un bel caffè. E poi riprendiamo. Quindi cominciamo a pensare se avete qualche domanda. Allora, Amazon Drive offre spazio di archiviazione, è cloud based, può essere illimitato se si paga o è già illimitato per i clienti Prime che decidono di utilizzarlo per conservare le proprie foto. Tutto il contenuto viene archiviato in Amazon S3. Vengono usati tantissimi altri servizi all'interno dell'architettura di Amazon Drive per andare a soddisfare in modo più efficiente possibile una varietà di esigenze che il servizio e quindi gli utenti potrebbero avere. Ricordatevi sempre che ormai è consuetudine per molti vendor, molti provider, però ricordate sempre che Amazon, non lo dico solo perché lavoro principalmente con loro, ma lo dico perché è la verità, nel senso, è stata una delle prime aziende anche per dovuto al servizio che offre, no? L'e-commerce, quindi si considera una delle aziende più customer centric del mondo, quindi il cliente è al centro. Non significa che il cliente c'ha sempre ragione, significa che il cliente deve avere sempre e comunque la migliore esperienza possibile. Quindi è caso di Amazon a livello di navigazione dell'e-commerce. Anche perché va detto che studi su comportamento degli utenti online in generale, non chiaramente Amazon, perché per la vastità sia di clientela sia di fatto che è un livello globale, però studi hanno rilevato che 100 millisecondi di latenza equivalgono all'1% di acquisti fatti in meno, che per carità su il numero di acquisti giornalieri che avvengono su Amazon è tanto quell'1%, però
Ancora più grave, quel 100 millisecondi di latenza vuol dire 7% di pagine viste in meno, questo comincia a essere più dannoso, vuol dire 16% di customer satisfaction in meno. Quindi capite che su milioni di utenti averci il 16% di customer satisfaction in meno, se vuoi essere poi l'azienda più customer-centric del mondo, non è proprio la cosa a cui ambisci, ecco. Va bene, comunque, quindi sempre la migliore esperienza e quindi minor latenza possibile. Vediamo un po'. Contenuti conservati in S3. S3 è il servizio foundation per Drive, tutto si basa su S3, ma vediamo anche quali altri servizi vengono usati. Viene usato Elastic Transcoder per la transcodifica di alcuni file, non so se avete, vabbè, non lo conoscete, però una funzionalità di Amazon Drive è che se carichi un file Word puoi decidere di dirgli convertilo già in PDF, quindi tu carichi il Word e lui automaticamente te lo fa ritrovare conservato in Drive ma già in PDF. DynamoDB, servizio di database completamente gestito e NoSQL. Kinesis Data Stream è un servizio utilizzato in ambiente big data, prende il flusso di dati e lo porta a destinazione dove deve andare. SQS, Simple Queue Service, servizio per la gestione delle code, è un broker. Cloud Search per l'indicizzazione e la ricerca rapida all'interno della mia applicazione, Amazon Redshift per il data warehousing, SNS, gestione della messaggistica push, quindi Simple Notification Service, non messaggistica push che può essere impostata poi a seconda di come vogliamo, email, notifica push nell'applicazione nel caso di Amazon Drive, SMS sul cellulare e via dicendo. Questi servizi li conoscete, li avete un po' visti, come siete messi? Ok, diciamo che quindi per la maggior parte sono servizi nuovi, diciamo così. Allora facciamo così: se avete qualche domanda anche su questi servizi, è il momento di farla adesso. Allora, vediamo un po'. Ok, da qua vi posso abilitare il microfono. Avete qualche domanda? Nessuna? Allora, vabbè, intanto gli altri fate come. Vabbè, state scrivendo, va bene così. Rispondo intanto a Carlo Tonolo. Vabbè, gli altri servizi, un po' chiari perché comunque sono abbastanza utilizzati. Kinesis è un servizio, nello specifico qua usa Data Streams. Perché esistono due modalità di Kinesis, Firehose e DataStream. DataStream quello che fa è quando fai ingest dei dati, cioè quando arrivano i dati nel tuo ambiente AWS, se questi dati sono tanti, probabilmente non possono essere direttamente sparati dentro S3, dentro il Redshift che fa data warehousing, soprattutto dentro Redshift, perché Redshift non supporta il continuous ingesting, quindi bisogna metterglieli piano piano i dati dentro Redshift. Allora serve qualcuno, qualche servizio che si faccia carico
creare un flusso per questi dati che vengano trasportati dal punto di ingresso, da dove arrivano, a dove devono andare a finire. Ok? Possono anche essere magari fatte delle piccole elaborazioni su questi dati, delle operazioni di ETL, quindi Extract, Transform, Load, quindi possono essere presi, modificati e poi Kinesis li prende e li porta da qualche parte specifica dove devono andare. Poi tanto lo vediamo come funziona in Drive, quindi forse un po' si chiarisce dove va posizionato Kinesis. Ok, quindi la domanda, anche la domanda di Luca era su Kinesis. Che intendi, Carlo, assimilato? Aspetta che ti abilito il microfono, se ti trovo. Non riesco ad abilitartelo. Forse adesso sì. Ok. No, mi chiedevo se fosse possibile, se assimilabile ad un buffer con poi la possibilità di interagire con il dato, quindi sapendo di che dato parliamo, fare le operazioni di ETL che dicevi tu prima. Poi però per le operazioni di ETL devi utilizzare MapReduce comunque, non è che, cioè non te la scampi, ecco, di usare Hadoop poi a un certo punto, tant'è che su AWS c'è tutto il framework Hadoop dentro Elastic MapReduce, quindi poi le operazioni di ETL le deve fare qualcun altro. È di fatto un buffer. Sì, con delle funzionalità in più però. Ok, grazie. Va bene. Va bene, allora, che ora è? 10:35. Ci facciamo 15 minuti di pausa, ci prendiamo un caffè e quindi ci rivediamo qua alle 50, ok? Ah, ecco, aspetta, aspettate, c'è una domanda, voi avete scritto tutti ok. Aspettate che c'è un'altra domanda. Ah, no, no, Alfio, Glue. Alfio, se le domande riuscite a selezionare di inviarle a tutti, così le leggono tutti poi le domande nella chat. Dice se affronteremo Glue, che è un servizio di AWS. No, Glue è proprio un servizio che si studia nella parte di Big Data, non nel corso di Architecting. Questo, come dicevo all'inizio, le slide le abbiamo prese dal corso di Architecting Professional. Glue serve peraltro, no, non lo vediamo qua. È perché è un caso che Kinesis è utilizzato in Drive, ma nemmeno Kinesis sarebbe il caso di andare a vedere che cosa fa. Però lo usano in Drive. Noi stiamo parlando di Drive e quindi ne parliamo. Però no, Glue avremo altre sedi per parlarne. So che è molto molto desiderato come servizio, però non è questa la sede. Va bene, dai, allora 15 minuti di pausa. Ci vediamo dopo.
Allora, adesso è difficile capire se ci siete tutti, spero siate tutti tornati. Allora, volevo dirvi una cosa, errore mio che non l'ho specificato. Le domande, cercate di farle tutti nella chat, quella che si chiama Q&A. Nell'altra chat solo scriveteci solo i problemi tecnici, perché altrimenti poi, come prima, mi confondo. Per esempio, prima ho letto solo le domande nella chat, quella per appunto per i problemi tecnici. Invece nella Q&A ce n'erano altre, adesso vediamo di rispondere a alcune di queste. Allora, intanto, Roberto Zaffino. Spero che tu ci sia. Se mi dai un segno in chat, perché se no se non ci sei non rispondo. Ok, sì. Roberto, allora, Elastic Transcoder è appunto il servizio per la transcodifica di contenuti multimediali su AWS. Quello che fa è offre è un servizio gestito appunto per andare a convertire file multimediali dal formato originale alle versioni differenti che devi utilizzare. No, adesso non abbiamo, a parte che non è un servizio che io utilizzo tanto, quindi non, più di tanto non saprei nemmeno approfondirlo. Ti dico però che adesso c'è un altro servizio, se sei interessato a quella parte lì, c'è un altro servizio che si chiama Elemental Media Converter, sempre di AWS. E forse se devi cominciare, se sei interessato a quella cosa, forse è meglio che tu ti vada direttamente a vedere Elemental Media Converter. Comunque c'era qualcun altro che ha fatto una domanda su Transcoder. Sì, cioè tutti i file che lo sviluppatore decide di programmare. Lui è solo il contenitore, è solo il servizio che fa poi la transcodifica. Lo istruisci tu su quello che deve transcodificare, appunto. Invece, sì, quello c'era qualcuno che ha fatto una domanda sulle region. Adesso ve la accenno, ve lo ricordo un attimo come funzionano le region. Invece era qualcuno che faceva la domanda su Redshift, perché adesso però non trovo più chi era che mi ha fatto una domanda su Redshift. Eccolo qua. Luca Tamburo, Redshift è utilizzato solo per analisi interne? Ci sei, Luca? Luca non risponde, quindi probabilmente non c'è. E allora rispondiamo a qualcun altro che c'è. Paolo Conti c'è? Ok, allora. Aspetta, ti faccio velocemente, vi faccio un recap su region availability zone. Allora, abbiamo detto che AWS offre dei servizi cloud. Vabbè, il cloud è l'utilizzo di cloud computing, è l'utilizzo di servizi in maniera on demand. Li uso da qualunque parte del mondo mi trovo, perché uso internet per raggiungerli. La maggior parte di questi servizi può essere sfruttata, utilizzata sfruttando il metodo di pagamento che è Pay As You Go, in cui appunto quello che uso pago, quello che non uso non pago. Però se è distribuita, io devo raggiungerla da qualunque parte mi trovi, è chiaro che non può stare solo in una parte, deve essere affidabile, deve essere tollerante al guasto, ok? Quindi diciamo, Amazon quello che fa è prende dei data center, ok? Siccome non tutti sono data center proprietari di Amazon, quando questi data center sono molto vicini, quindi non rispettano i requirements per l'alta disponibilità, vengono inseriti
una singola availability zone, quindi zona di disponibilità. Diciamo che questa è la availability zone 1. Ok? Quindi questi data center che sono vicini possono essere uno o più data center, conterranno i servizi di AWS, però verranno considerati un'unica availability zone. Quando poi decide di prendere altri data center che rispetto a quelli scelti prima soddisfano i requisiti di disponibilità, quindi creerà un'altra availability zone, questa è la availability zone 2. Questo vuol dire che sono almeno a 70 miglia l'uno dall'altro, quindi per forza di cose questa availability zone 1 è collegata a una rete dati, a una rete fonia, a una rete elettrica diversa dalla availability zone 2, che quindi se succede qualcosa alla availability zone 1, la availability zone 2 molto probabilmente rimane in piedi. Sono entrambe lontane da posti soggetti a alluvioni e quant'altro. E quindi sono due availability zone differenti. Io posso decidere di lavorare contemporaneamente su più availability zone. Per esempio, uso un servizio su questa, un servizio su quest'altra, lo stesso servizio replicato. In questo modo ho aumentato la disponibilità del mio della mia applicazione. Quindi uno o più data center dentro la stessa availability zone. Le availability zone a loro volta sono contenute da un contenitore virtuale che è la region. La region non è nient'altro che una location geografica che indica che in quella zona è presente un dataset, sono presenti dei data center AWS. Quindi abbiamo detto la availability zone è composta da almeno un data center, ma possono essere di più. La region è composta da almeno due availability zone. Perché? Perché deve soddisfare i requisiti di alta disponibilità. Chiaramente, se io voglio aumentare ancora di più la mia availability, posso lavorare su region differenti. Non più su due availability zone, ma su due region. E ho aumentato di moltissimo la disponibilità della mia applicazione. Ok? Va meglio, Luca? Paolo, scusano Luca. Ok, poi l'ultima e poi andiamo avanti. Emanuele Sparacino. Senti, non, sai che non capisco la domanda. Magari ti attivo il microfono, la fai un attimo. Fai un attimo a voce. Perché Forse è questo, diciamo, nei servizi che hai fatto vedere qualche slide fa, ce ne sono alcuni che mi sembrano potenzialmente proni a problematiche di latenza, no? Faccio un esempio, Kinesis Data Streams oppure lo stesso DynamoDB, per cui se io, diciamo, configuro un servizio cross availability zone, no? Per motivi di alta affidabilità, potrei avere, diciamo, problemi connessi alla replica dei dati tra una zona e l'altra. Beh, aspetta, dipende di che cosa stiamo parlando. Allora, per esempio, facciamo l'esempio S3. S3 abbiamo parlato di replica, no? Quella è asincrona, è dichiarata asincrona. Non è. Beh, Non... quello è il caso più tranquillo, diciamo. Sì, perché dici lo sai, è così e va bene. Però Stessa cosa, DynamoDB, se tu devi, non lo so, facciamo un esempio quello più utilizzato in questi casi. Leaderboard e scoreboard dei giochi online, no? Si usa spesso DynamoDB o comunque dico DynamoDB, ma Mongo, Cassandra, quello che sia, comunque database non relazionale. Facciamo il caso di AWS, tu dici, vabbè, però io quando gioco da New York, quello che sta giocando a Roma,
devi vedere subito che quello di New York l'ha battuto nella classifica. Ok, lì ci sono delle funzionalità particolari che puoi attivare. Global Table Stream. Abilitando Global Table Stream, riesce a essere quasi in tempo reale con la diffusione, diciamo così, del dato che è stato scritto sulla tabella globale. Questo è un esempio, poi ce ne sono altri. Poi devi tenere in considerazione, Emanuele, che alcuni servizi hanno uno scopo, scusa, lo scopo è in inglese, lo scope della availability zone, altri servizi hanno scope regional, altri servizi hanno scope global. Quindi poi a seconda del caso. Ok? Bene, grazie. Qualcuno mi ha chiesto DynamoDB è come, non mi ricordo, è come Mongo, come Cassandra. Sì, nel senso, DynamoDB è il nome del servizio. Poi DynamoDB è in generale un servizio di database NoSQL, fully managed. Quindi poi dentro ci puoi andare a mettere tutti i NoSQL che vuoi, cioè key value o documentale, quello è quello che supporta. Non ci puoi mettere i database a grafo perché per quelli si usa un servizio apposito ad hoc che si chiama Neptune. Però sì, funziona alla stessa maniera in cui funzionano Cassandra e Mongo. Ok? Va bene. Andiamo un po' a vedere nello specifico quello che Amazon Drive riesce a offrirci. Quindi abbiamo detto storage illimitato, milioni di utenti, quindi milioni di utenti significa billions of file con contenuti più disparati, quindi foto, video, documenti, tutto quello che vi può venire in mente di andare a conservare su uno storage. Una serie molto grande di metadati perché sempre di più. I metadati vengono utilizzati e sono importanti per i nostri file, quindi deve essere veloce e flessibile nell'indicizzazione e nel andare a fare query su i dati che ho salvato e deve nello stesso tempo conservare e fare analisi sul log, perché? Perché comunque AWS vuole tenere traccia di quello che sta succedendo dentro quei drive, quindi ci saranno dei log che raccontano quello che succede sui drive degli utenti senza andare a leggere quello che gli utenti scrivono. Perché? Perché deve tenere traccia delle performance se devono migliorare qualcosa e via dicendo. Ok, prima aspettate che sposto questo. Prima qualcuno diceva Redshift, Redshift è data warehousing, nel senso va a fare query su dei dati che sono conservati in S3, quindi prendo il dato che è conservato in S3, lo sposto in Redshift e Redshift ci fa le query. Ok? Esistono anche servizi che fanno direttamente la query su S3, ma ripeto, non è questa la sede, là ci addentriamo nel mondo dei big data e non è lo scopo di questo workshop. Quindi, Drive, quali sono gli obiettivi che Amazon si è posta per quando ha pensato appunto ad Amazon Drive? Deve essere sicuramente altamente scalabile, deve essere durabile perché quello che vado a conservare lì deve rimanere lì, deve essere affidabile, RESTful, low latency, devo riuscire a fare query in non real time, ma in near real time, le performance devono essere consistenti. Adesso vediamo un po' nello specifico come funziona. Allora, gli utenti caricano un file. Ok, questo file attraverso Elastic Load Balancing viene distribuito nel servizio Amazon Drive che è in esecuzione su delle istanze C2. Quindi, per chi non lo sapesse, l'Elastic Load Balancing quello che fa è appunto è bilancia tra
tra la flotta di istanze, il carico di lavoro tra la flotta di istanze che ha registrato alle sue spalle, diciamo così, ok? Quindi quando tanti utenti cominciano a caricare, il load balancer manderà una richiesta prima verso una flotta di istanze, poi verso un'altra, poi verso un'altra, poi verso un'altra, cercando il più possibile, per quanto riesca, di gestire il carico di lavoro. Elastic Load Balancing è un servizio gestito da AWS. Ok, cosa significa che il servizio è gestito? Significa che noi non ci dobbiamo preoccupare assolutamente del layer sottostante, cioè non ci dobbiamo preoccupare delle risorse di questo load balancer perché è scalabile automaticamente, è altamente disponibile, è tollerante al guasto in alcuni casi, ma la cosa principale è che scala, quindi se ha 10 richieste, lavorerà bene con 10 richieste. Se ha 10 milioni di richieste, lavorerà bene con 10 milioni di richieste. Si adatta alle richieste on demand. Nessuno mi vieta di non utilizzare il servizio gestito di AWS e utilizzare, non so, per esempio un load balancer F5. Vado nel marketplace, lo prendo, lo installo su un'istanza C2 e uso F5 perché sicuramente avrà più granularità nella configurazione. Il problema è che per poi rendere altamente disponibile e scalabile quel servizio mi devo adoperare io. Mi devo adoperare nel gestire l'istanza che ospita quel servizio, mi devo adoperare perché quel servizio sia sempre attivo e via dicendo. Se uso il servizio gestito ci pensa Amazon per conto mio. Ok? Quindi carico l'oggetto, cioè voglio caricare l'oggetto in Drive. Il load balancer lo manda sulla una delle istanze su cui è installato il servizio. Questo è quello che succede. Ok. I metadati del mio file vengono immediatamente caricati su DynamoDB, mentre il file viene caricato su S3. Abbiamo detto che S3 è alla base di Drive. Dopo che il file è stato caricato su S3, i metadati vengono eventualmente aggiornati per dire che il file è finalmente disponibile. Dopodiché, il file viene inviato a Amazon Elastic Transcoder per generare miniature, file di anteprima, tutto quello che posso poi andare ad utilizzare nell'app o ad esempio, può anche occuparsi, come dicevamo prima, della conversione del mio file Word in PDF, perché è una feature che Amazon ci mette a disposizione, Drive ci mette a disposizione. A questo punto, in maniera contemporanea, quando il contenuto è disponibile su S3, i metadati vengono trasferiti in Amazon Kinesis Data Stream. Viene elaborato un minimo e archiviato nelle code per altre operazioni che verranno eseguite in futuro o più avanti. Quindi automaticamente questa operazione avviene contemporaneamente a quella di transcoding. Ok. Va bene, va a popolare le code, in modo che evita di perdere messaggi, quindi di perdersi delle operazioni durante il processo, soprattutto quando magari ci sono milioni di utenti che contemporaneamente stanno facendo l'upload di file. Dopodiché la coda pubblica metadati rilevanti per l'indicizzazione dentro Cloud Search. Un'altra coda pubblica metadati rilevanti per l'analisi in Amazon Redshift, un'altra coda pubblica le notifiche al servizio di notifiche, quindi su SNS, che poi farà push ai servizi pertinenti. Ad esempio, se carico un libro per Kindle, vedrete che automaticamente, se avete abbinato il vostro account Drive col vostro account Kindle, quando caricate un file Kindle, automaticamente vi verrà la notifica sul Kindle e dice: guarda che hai caricato
un nuovo libro, un nuovo contenuto. Okay, quindi qua la differenza SQS e SNS, entrambi gestiscono messaggi, entrambi vengono utilizzati per la messaggistica. SQS crea una coda, quindi un buffer, diciamo così, quindi un broker per i messaggi, e quindi è pull. SNS è push, quando arriva un messaggio nel topic a cui sei iscritto, automaticamente quel messaggio ti arriva. Vabbè, come la messaggistica push di Facebook, dei social network, quello che sia. Ok, quindi qua stiamo andando tutti i metadati in giro. Allora, diciamo che a un certo punto, adesso dopo vediamo nel dettaglio alcune sfide che si è trovata da dover gestire AWS e come le ha risolte. Comunque, a un certo punto dice: ok, però io voglio ridurre al minimo la latenza. Ok? Uno dei modi per poter ridurre la latenza è che i metadati e i contenuti vengano uploadati in maniera sincrona quando il cliente fa la richiesta. Quindi quando l'utente carica l'oggetto, in maniera sincrona vengono caricati sia i metadati sia il contenuto vero e proprio, uno in DynamoDB, l'altro in S3. Per essere cost efficient, tutti gli altri processi vengono eseguiti in maniera asincrona. Tant'è che se vi capiterà di utilizzarlo dopo questo workshop, vedrete che magari caricate un file Word molto semplice, lo convertite in PDF e vi fa aspettare qualche secondo. Perché? Perché lo fa in maniera asincrona. Quindi dopo qualche secondo vi dice: ok, il file è pronto. Non è proprio immediato, non è in tempo reale. Questa è un'architettura definita loosely coupled, ossia uno degli obiettivi delle nuove tecnologie, quindi dell'utilizzo di microservizi, architetture serverless, è quello di disaccoppiare le architetture. Cosa significa disaccoppiare? Significa che l'architettura non è più monolitica come era un tempo, ma è appunto decuplica, decoupled. Cosa significa? Significa che se a un certo punto un processo fallisce per qualche strano motivo, non è detto che vada a interrompere gli altri processi. Ok, se per esempio si blocca nella transcodifica del Word in PDF, non è che blocca tutti gli altri processi di indicizzazione, di analytics, di notifica, gli altri continuano ad andare avanti. Questo è proprio lo scopo delle architetture con disaccoppiate, delle architetture che utilizzano microservizi. Questa è una cosa che nel corso architecting, sia associate sia professional, viene trattata abbastanza. Sicuramente viene approfondita molto nel corso, nella parte di developing, quindi associate, ma Advanced DevOps Engineer, quello che viene chiamato DevOps Engineer. Va bene, però è chiaro che chi si occupa di architetture, anche se non è poi lui che programma l'applicazione, deve sapere che cosa significa quando si parla di architettura decoupled e come implementarla al meglio. Va bene, quindi abbiamo detto che si basa, è fondamentale S3 per Amazon Drive, quindi Amazon Drive utilizza il Software Development Kit Java per tutte le operazioni su S3. Dentro i bucket, quello che si andrà a conservare sono i contenuti dei customer che vanno a caricare, tutti i contenuti derivati, quindi video trascodificati, le thumbnail, le preview, i log, tutte le configurazioni che facciamo e tutte i backup delle tabelle DynamoDB, perché DynamoDB abbiamo detto che conserva tutti i metadati di tutti gli oggetti che
vado a conservare. Allora, un altro limite, abbiamo detto, mi sentite? Vedo che Paolo scrive che l'audio non va, ma penso che sia forse un problema suo. Ok, va bene, perfetto. Quindi abbiamo detto che S3, come tutti gli altri servizi, ha dei limiti che appunto vengono detti service limit. I service limit variano a seconda del servizio. Abbiamo detto che S3, uno dei service limit, è che un singolo oggetto non può essere più di 100 tera, di 5 tera. Ok? Un altro limite di S3 è che io nel mio account posso creare massimo 100 bucket. Ok? Allora adesso vi faccio una domanda. Abbiamo visto un po' di cose, forse abbiamo giusto accennato, però abbiamo visto parecchie cose su S3, provate a rispondermi. Secondo voi, per un servizio del genere come Amazon Drive, 100 bucket come limite, sono troppo pochi? Provate a rispondere in base a quello che avete visto fino adesso. Non sono pochi. Luca dice di no. Perché Luca, secondo te, non sono pochi? Ok, perché cioè puoi andare a configurare varie cose con YAML, con le policy, con le bucket policy e via dicendo. Giusto per, poi penso che lo dica in una slide verso la fine, giusto per, Amazon Drive utilizza un bucket per region. Ok, quindi le region sono 21, 22, quindi utilizza 21, 22 bucket. Basta. Poi con tutte le varie policy, bucket policy, access control list e via dicendo, riesce a gestire e a isolare i vari utenti. Ok? Eccolo qua, guarda, forse lo dice già qua perché vedo come Amazon Drive usa S3. Eccolo qua. Per semplicità, quindi per essere poi rapido nella configurazione, chi gestisce Drive utilizza un single bucket per region con billions of objects per bucket. Ok, chiavi generate, ecco che Luca risponde alla tua domanda. Chiavi non ti rispondevo apposta, non perché non l'avessi vista. Chiavi generate casualmente per gli oggetti, memorizza le informazioni riguardo i chiavi come indice secondario in DynamoDB, riduce quindi la probabilità di sovraccarico delle partizioni a causa di chiavi simili. Beh, questo per capire bene questo punto bisognerebbe capire bene come funziona DynamoDB e S3. Prendiamola così com'è. Diciamo che utilizzando questo indice secondario ottimizza le partizioni e quindi riesce a non creare collo di bottiglia nelle chiavi simili. E utilizza server-side encryption, quindi i dati vengono crittografati a riposo e in transito tra i vari servizi che li devono utilizzare. Ok? Ecco come gestisce quei tera e tera che abbiamo detto di log che vengono generati. Quindi abbiamo detto genera circa 200 giga più giga meno di log per ora. Drive, eh? I log vengono criptati e archiviati su Amazon Drive utilizzando Timber, che potete con la B di Bologna, non con la D di Domodossola. Timber, non ci sbagliamo, Tinder è un'altra cosa. Vabbè, scusate la battuta un po'. Il repository
originale per Timber lo trovate su GitHub, potete utilizzarlo e modificarlo a vostro piacimento. Comunque i log vengono archiviati e salvati su S3. Ecco che da S3 entra in gioco Elastic MapReduce, perché ogni ora i file vengono trasformati, ok, e caricati dentro un altro bucket S3, che questo funziona da data lake, questo bucket specifico che stiamo vedendo, perché poi da questo bucket vengono caricati in Redshift, dove vengono poi analizzati e su cui vengono fatte delle query ad hoc per l'analisi che AWS necessita. Bene. Vabbè, chiaramente queste slide, per quanto aggiornate, dicono occhio, perché Amazon implementa sempre nuove feature nel tempo, utilizzando il loro codice sorgente. Va bene, queste nuove feature vengono abilitate sugli account di test prima. E poi, se funzionano come si aspettavano, tutto ok, vengono distribuite a tutti gli altri account. Tutti i file di configurazione vengono salvati in S3 anche loro. I server eseguono il polling dei file di configurazione per andare a fare tutte le modifiche utilizzando HTTP head. Verificano se l'i tag è cambiato. L'i tag è molto importante sugli oggetti di S3 proprio per questo motivo. Se poi se è cambiato, ok. Se non è cambiato, vanno a deployare, a ricaricare la configurazione nuova con le modifiche che sono state apportate. Allora, vediamo le varie sfide di AWS. La prima per Amazon Drive chiaramente è che i dati sono vari sia per dimensione sia per tipo, soprattutto per dimensione. Questo potrebbe andare a impattare in maniera abbastanza pesante sulle performance dell'infrastruttura. Quindi, qual è l'obiettivo? Mantenere delle prestazioni ragionevoli per tutti i tipi di file, tutte le grandezze di file, impedire che file troppo grandi causino il fatto che le risorse vengono esaurite appunto da questo file, senza che vi lascio 3 secondi per pensare. Pensate un po' tra le cose che abbiamo visto poco prima della pausa, quale potrebbe essere la soluzione per questa? Forse questa è la prima in assoluto che abbiamo visto. Sicuramente è il multipart upload. Quindi utilizza il multipart upload. Quindi se la dimensione è inferiore ai 15 mega, il file richiede un put semplice, quindi sotto i 15 mega viene caricato in un colpo secco senza multipart. Ok? Se la dimensione supera i 15 mega o è sconosciuta per qualche ragione, strana ragione, il file viene caricato con multipart. Ok? Il thread carica parti da 5 mega l'una. Quando è pieno, le nuove richieste vengono negate dall'array, e il client deve riprovare fino a quando un server non gli risponde con una risposta positiva dicendo ok, puoi procedere. 10.000 parti consentite per file, quindi massimo 50 giga tutti di un colpo possono essere caricati. Questo è per l'upload, però noi vogliamo mantenere performance di un certo tipo anche in download. Quindi anche qua, se la dimensione è minore di 5 mega, il file
get semplice, quindi in un colpo viene scaricato, quindi in un unico thread, riprova in automatico in caso di errore. Se il file è maggiore di 5 mega, utilizza la logica di get parallelo basata su HTTP client di Avash. Il file viene scaricato in parti da 5 mega. C'è un pool di thread dedicato con un blocco della coda per evitare problemi durante l'uploading. Le operazioni, le connessioni a Amazon S3 vengono riutilizzate facendo appunto leva su Apache HTTP Client. Anche questo riesce a fare un retry in caso di fallimento. E quindi diciamo che la sfida di mantenere le performance accettabili, a un certo livello, viene vinta, se vogliamo utilizzare questo termine, dalle feature che S3 ci mette a disposizione, quindi multipart upload e parallelize get. Poi, il tempo necessario per trasformare i documenti in PDF non è predicibile. Non sa quanto tempo impiegherà a fare quella conversione. Però anche qua voglio comunque mantenere delle performance accettabili. Quindi prima prova con una modalità sincrona, prova subito a fare la conversione e fissa un timeout che è abbastanza breve. Se il timeout, cioè se raggiungo il timeout e quindi l'operazione non viene portata a termine, viene pubblicato un messaggio in una coda speciale SQS e quindi verrà poi elaborato in maniera sincrona. Ok, questa è una modalità per non lasciare troppo tempo appeso con la prova sincrona, perché appunto non è predicibile il tempo che impiegherà nella conversione. Gli utenti che utilizzano Drive potrebbero avere delle connessioni non particolarmente performanti. Potrebbero essere lente, instabili, soprattutto se questi utenti stanno utilizzando rete mobile. Quindi quello che posso fare, che Amazon può fare, è utilizzare il resumable uploads. Quindi se un caricamento non riesce, Amazon Drive salva quello trasmesso i byte trasmessi dal multipart upload. Quando l'utente riesce, perché la connessione funziona nuovamente o perché il lag è passato, allora riprende il caricamento da dove aveva lasciato tramite HTTP Content Range Header. Adesso passiamo dalle sfide a quello che potrebbe essere un problema. I caricamenti multipart devono utilizzare le stesse credenziali IAM, Identity and Access Management, per poter fare il resume dell'upload. Ok, quindi che cosa fa? Amazon Drive usa diciamo così, un workaround, se possiamo definirlo così. Utilizza le credenziali del profilo dell'istanza, ok? E quindi riesce a riprendere una connessione fallita, ok? Facendo resuming, e quindi preferisce utilizzare Security Token Service, che è un servizio atto a queste funzionalità, e quindi fornisce delle credenziali consistenti a ogni step di upload che stiamo facendo. Okay, quindi col token si ricorda qual è il token o ce ne riassegna un altro. Questa forse è una cosa più sofisticata, diciamo così, però
alcune immagini potrebbero essere molto grandi e quindi andare a generare la thumbnail per quelle immagini molto grandi potrebbe essere non così semplice, potrebbe essere un problema. Quindi ogni volta che deve generare una miniatura c'è un costo in termini di dimensioni che è associato all'estrazione del file di grandi dimensioni dal bucket in cui è contenuto. I file di dimensioni molto grandi richiedono tempo per essere convertiti in miniatura. Quindi qua vediamo un po' come hanno ovviato a questo problema. Allora, la soluzione è quella di andare a creare miniature intermedie e poi andarle a salvare in cache e riutilizzarle in seguito, quindi senza doverle poi rigenerare ogni volta. Quindi viene richiesta l'anteprima di un'immagine molto grande. La copia della miniatura intermedia viene archiviata in un bucket diverso con una policy che dice che deve scadere entro 48 ore. Comunque parliamo di una miniatura di un certo tipo, 2K x 2K, comunque una bella miniatura. Il file intermedio viene ridimensionato e consegnato al client. Chiaramente questa procedura ha richiesto del tempo. Io non vorrei che poi, se questa stessa immagine mi viene richiesta, io devo rifare tutta la procedura. Allora, il primo povero paga per tutti. Quando quell'anteprima, la prima volta che la richiedo, dico, pago per tutti, quando quell'anteprima viene richiesta per la seconda volta, quindi viene richiesta l'anteprima, il servizio drive non richiede più l'anteprima al bucket originario, ma a quello di appoggio, chiamiamolo così, quindi quello dove è cacheato, viene ridimensionato e consegnato al client. Quindi riescono con questa strategia a mettere sotto stress, diciamo questo termine, solo la prima richiesta. Dalla seconda in avanti è cacheata da qualche parte in un altro bucket e quindi più facile da presentare al nostro utente finale. Download di grandi dimensioni che non richiedono trasformazioni, non devono essere scaricati nella memoria locale del servizio Drive prima di essere forniti all'utente. Quindi che cosa fa? Qua è una funzionalità di S3, gli utenti possono andare a scaricare questi file direttamente con una URL pre-signed, S3, che ha una durata specifica che posso andare ad impostare e dirgli quanto deve durare. Quindi, cosa ci dobbiamo portare a casa da questa parte che abbiamo visto? Quindi, ricordatevi che Amazon S3 può essere utilizzato non solo per l'archiviazione di contenuti di storage base, come log, thumbnail, cache. Ricordatevi che l'upload e il download possono essere gestiti in maniera intelligente, quindi andare a utilizzare quando è il caso multipart upload, parallelize get, parallelize list, tutte le feature che abbiamo visto, cercare il giusto compromesso tra numero di parti e dimensione delle stesse. Non dare per scontato che la rete sia affidabile, perché molti utenti potrebbero lavorare da reti che non sono affidabili, quindi tenere a mente che molti utenti, se vogliamo, ai quali vogliamo dare un servizio comunque di un certo tipo, potrebbero
avere necessità particolari e seconda per la loro rete poco affidabile. Ok? Va bene. Allora, abbiamo terminato questa prima parte. Adesso vi voglio far vedere come i dati possono essere mossi in generale in AWS. Nel frattempo, avete qualche domanda su questa prima parte che abbiamo visto? Chiaramente questa è proprio una prerogativa dei corsi non solo di AWS, anche degli altri vendor che che si occupano di cloud computing. In un modulo abbiamo visto 40 slide, in 40 slide avremmo nominato forse 40 servizi, purtroppo è così. Calcolate che alla fine di un corso è capace che i servizi che si nominano sono 4 volte tanto, quindi magari si nominano 120-140 servizi, poi se ne utilizzano solo alcuni nello specifico, quindi però è così, anche perché ad oggi credo che abbiamo superato i 5.000 servizi su AWS, quindi ce ne sono tantissimi, purtroppo è una delle no, delle problematiche, però scusate, vedo che avete fatto una domanda e vi siete risposti da soli, però io non vedo. Ah, ok, no, scusa, Carlo, a cosa corrisponde un bucket ad una folder in Drive? Beh, no, il bucket, se abbiamo detto che utilizza un bucket per region, la folder di Drive non è il bucket. Tutte le folder sono partizioni del bucket che sta utilizzando, perché voi quando pensate a S3 non pensate allo storage come lo ce l'abbiamo in mente, cioè al disco su cui metto i dati. S3 funziona con key e value. Ok, quindi funzionando con key e value crea delle partizioni. Da una parte c'è il key, dalla parte c'è il value è il dato, il key è appunto la chiave. Quindi lui crea come cioè sono dei sottobucket, chiamiamoli così, però i sottobucket sono partizioni di quel bucket. Quindi non c'è una struttura a folder. Poi dopo tu dalla console, se vai a gestire S3, vedi che sono folder, eh? Però poi realmente non sono folder. No, 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 non l'avevo detta. Va bene, altre domande? Bene, o siete svenuti o è tutto chiaro? Ah, ok. Esatto, Daniele. DynamoDB e S3 sono strettamente collegati tra di loro, ma questo adesso non voglio sembrare il fanboy di AWS, però questa è una delle cose forse più affascinanti, ma sarà vero anche per gli altri provider che però io non conosco così bene. Quindi una delle cose affascinanti di AWS è che i servizi sono tutti collegati tra di tutti, no, moltissimi servizi sono collegati tra di loro e moltissimi servizi si basano su altri servizi per funzionare. Adesso senza andare nel dettaglio, però ad esempio CloudFront si basa su Elasticache, per dire, che è un altro Elasticache, quello di AWS, non quello open. Tantissimi servizi sono tra di loro correlati, dipendenti l'uno dall'altro, perché si basano, per creare un nuovo servizio si basano sul servizio che già c'è, o il nuovo servizio è l'evoluzione del servizio che già c'era prima e quindi si basa su quello.
Ma guarda che soprattutto questa parte, Daniele, su come vengono conservati i dati, indice primario, indice secondario, random, sort key, in documentazione trovi tutto, eh. Non è, raramente tengono segrete le cose. Ma adesso, per esempio, se qualcuno di voi ha mai lavorato con Lambda, calcolate che c'è il progetto Lambda open source, è spiegato tutto online come funziona Lambda. No, se non sapete che cos'è Lambda, lasciate perdere, però tutti i servizi, quasi tutti i servizi vengono dettagliatamente spiegati, non ci sono segreti. Poi su qualcosa magari sì, ma non perché magari non è il caso che gli utenti sappiano come è fatta quella cosa. Roberto dice: mi interessa DynamoDB per gestire istanze multiple C2 con database dello stesso tipo. Oh mio Dio, cioè? Gli attivate il microfono a Roberto De Luca, per favore, che voglio capire bene la domanda che fa. Secondo. Sì, salve, buongiorno. Intendevo, io, diciamo, ho diverse istanze con database MySQL, invece di gestirlo direttamente all'interno dell'istanza, collegarla a DynamoDB, quindi portarmi fuori, diciamo, la parte database. Ma Questo aspetta, le istanze hai detto che database c'hanno? MySQL. E quindi che devi convertire MySQL in NoSQL, Sì. eh? Non è proprio Non una passeggiata. Poi dopo, non so se c'è in tempo a arrivarci, io l'avevo aggiunto, era una cosa in più che vi volevo far vedere, ma vedo che stiamo andando un po' lunghi, quindi magari non ci arriviamo, però va bene, vatti a, no, comunque. no, vatti a leggere, poi c'è tutta una bella in documentazione, parte su Database Migration Service e Conversion Tool, perché se devi fare migrazione eterogenea devi usare due servizi differenti e devi seguire un po' di best practice, perché comunque non è, Non è semplice. no, però c'è, te lo scrivo in chat perché almeno vedi come è scritto, c'è questo caso di studio di questa azienda. Si chiama, ho scritto, Non vedo ancora. no, ve la scrivo nell'altra chat, in quella tecnica, perché forse in La quella scoopy? Q&A. Ah sì, Sì. è arrivato? Sì. Perché io non lo vedo? Va bene, senza problemi. Scopli Ottimo, è ok. un'azienda di gaming online, quindi per mobile. Loro non so per quale motivo, perché è assurdo pensare che ci avessero MySQL, avevano tutti i database MySQL e li hanno migrati su Dynamo per NoSQL. Ho capito. Grazie. Va bene. Luca, questa è una domanda o è un'affermazione? Sì, però non ho capito, cioè nel senso Roberto diceva che voleva convertirlo in NoSQL, quindi su Aurora rimane MySQL. Però è serverless, dici tu, va bene, sì, certo. Va bene, andiamo avanti. Allora, vediamo un po' come fare a muovere grandi quantità di dati su AWS. Lo storage nelle nostre aziende ormai è sempre più importante, sempre più costoso, diciamo la verità. Abbiamo diverse soluzioni, backup, archivi, storage primario che utilizziamo appunto come repository per tutti i nostri file, per i file aziendali che utilizziamo per lavorare. Abbiamo tutta la parte di infrastruttura per la gestione dei tape e via dicendo, quindi diventa sempre più complicato, diciamo così, andarci a lavorare, andarli a gestire. Quindi perché non pensare
di farci aiutare dal cloud, magari non per tutto, o addirittura in alcuni casi possiamo decidere di spostare tutto sul cloud, non è vietato, anzi, però diciamo che potrebbe semplicemente darci una mano il fatto di spostare una parte dei nostri dati, del nostro offset di dati sul cloud. Vediamo un po' una tecnologia che non so se ne avete mai sentito parlare, per muovere in sicurezza e in fretta, tra virgolette, i nostri dati sul cloud. Snowball è una soluzione di trasporto di dati su scala petabyte, perché arriva fino a petabyte, utilizza dei dispositivi sicuri per trasferire grandi quantità di dati dentro e anche fuori AWS. Ok, quindi quando è che uso Snowball? Quando ho talmente tanti dati che potrebbe essere un costo per la mia network troppo elevato, perché magari non voglio far passare alcune tipologie di dati, anche se fosse con VPN, ma non voglio farli viaggiare, quindi preferisco avere un hardware che mi arriva a casa. Ok, quindi vado a creare un job nella console di gestione AWS e quindi mi verrà assegnato un dispositivo Snowball che mi verrà anche spedito. Quando arriverà, collegherò l'appliance che è sullo store, cioè sull'hardware, alla rete locale, scarico il client, lo installo e sincronizzo le directory del mio data center con lo Snowball, cioè quello che desidero portare sul cloud. Il client farà crittografia di tutti quei dati, li trasferirà nell'appliance e dopo rinvierà lo snowball, lo possiamo rinviare, spedire a AWS. Completato il trasferimento, possiamo utilizzare l'etichetta di spedizione che è scritta con e-ink, che è la tecnologia che usa anche Kindle. Quell'etichetta si aggiornerà, non solo, posso andare a configurare le notifiche, quindi mi aggiornerà su tutti i movimenti del mio Snowball. I dati sono sicuri perché utilizza diversi livelli di sicurezza, crittografia 256 bit, il TPM, quindi Trusted Platform Module, che è uno standard nel settore per andare a garantire la sicurezza dei miei dati. Ci sono tutti i servizi di antimanomissione, quindi se qualcuno prova a romperlo per tirar fuori il disco, diciamo così, e rubare i dati, viene automaticamente distrutto il contenuto. Viene alla fine di tutto il processo, i dati contenuti su Snowball vengono automaticamente cancellati seguendo le direttive del NIST, quindi sono irrecuperabili una volta cancellati, qualora foste preoccupati di che fine fanno i vostri dati. Quindi abbiamo detto, crea il job, vi spediscono la valigia con lo snowball all'interno all'indirizzo che avete segnalato, copiate tutti i dati, rispedite ad AWS, i dati vengono copiati in un bucket S3 di vostra scelta che decidete voi. Allora, come prima mettiamo subito l'encryption, quindi abbiamo detto 256 bit di chiave gestita da AWS Key Management Service, che è il servizio per la gestione delle chiavi di crittografia. Portabile, pesa 23 kg circa, insomma tanto portabile non è, però l'importante è che il corriere ve lo porti a casa, lo mettiate dove deve stare,
e da lì faccia tutto quello che deve fare, quindi è robusto, quindi si rompe difficilmente, è resistente alle manomissioni, quindi ci sono dei sigilli antimanomissione, abbiamo detto TPM, AVS poi fa la verifica, controlla ogni apparecchio ogni volta che arrivano nei data center per vedere se è stato manomesso, è stato provato, tentata la manomissione. Possiamo tracciarlo, quindi sappiamo sempre dov'è con SNS, tramite la console. I dati vengono cancellati seguendo le guideline del NIST dopo che è stato completato la migrazione, diciamo così. Mi pare che al momento in Italia la dimensione massima di uno snowball sia 70 tera, non è possibile prenderlo più grande, però ne posso prendere più di uno, non c'è limite a quello. Se riesco a fare tutto nell'arco di una settimana, quindi lo ordino il lunedì e il lunedì dopo lo spedisco, pago 250 dollari circa. Se ho bisogno di più tempo, 50 dollari a giorno extra rispetto a quella settimana. Ricordate che da quando copiate i dati in Snowball, da quando lo Snowball arriva a destinazione e i dati vengono poi copiati in S3, il delta è a carico vostro. Poi dovete voi organizzarvi se quei dati sono cambiati in qualche modo, dovete organizzarvi per l'allineamento di quei dati. Quando uso Snowball, vabbè, chiaramente quando ho grandi quantità di dati e devo migrare sul cloud, quindi magari è più conveniente, più veloce utilizzare Snowball che internet. Se devo fare decommissioning del mio data center, voglio fare decommissioning, ma non voglio perdere tutti i dati. Allora li copio in Snowball, li mando in un bucket S3 e poi faccio il decommissioning del data center. In alcuni casi può essere utilizzato in caso di data disaster recovery. Sicuramente è sicuro, sicuramente è rapido nella copia, però chiaramente ci vuole il tempo che ci vuole per poi riceverlo a casa. Lo posso utilizzare per fare content distribution, cioè lavoro con un partner, ho tanti terabyte di dati da passargli, è inutile che o glieli passo via internet oppure mi organizzo. Prendo lo Snowball, dico di copiare i dati dall'S3 allo Snowball e lo Snowball invece di farlo arrivare a casa mia arriva a casa del mio partner, di modo che poi lui possa lavorare in piena libertà su quei dati. Ok? E questo è quello che vi dice. Puoi anche fare il retrieve di dati da S3 con lo Snowball, quindi recupero i dati da S3. Amazon ti consente di accedere agli aggiornamenti in tempo reale mentre i dati vengono scritti sul dispositivo. Tutti i dati vengono crittografati, vengono spediti alla location che decidiamo. Ok? Qua forse non so adesso se conoscete Direct Connect. Allora, Direct Connect è io per collegare la mia rete, vediamo se riesco a farvi una specie di disegnino. Ma come non c'è un cancella tutto su? Ok, così. Allora, il mio data center, questo è in casa, quindi ho i miei server e voglio connettermi a AWS.
Ho diversi modi. Vabbè, posso utilizzare semplicemente internet. Posso creare una VPN. Quando parliamo di VPN, chi è che c'ha il microfono aperto? Quando parliamo di VPN su AWS, parliamo di solamente IPsec, quindi i miei dati sono crittografati, sono in sicurezza e tutto quanto. Ho un limite con la VPN che ho massimo 1 giga e 25 non garantiti. Quindi potrei avere collo di bottiglia mentre navigo. Si riesce a capire fuori che c'è il microfono aperto? Fatto. Dicevamo, quindi posso usare internet, posso usare Non so io. Aspetta, però. chi è che dice non sono io? È lui invece. So io? Chi è che, chi non so chi sei, io non riesco a capire chi sei, chi è? Ok, adesso dovrebbe. No, continuo a sentire. Guarda, se tu vai sul tuo. Aspetta, sei Paolo? Conti. Aspetta un po'. Allora, io vedo Carmine Aiello che non ce l'ha proprio il microfono, quindi forse non è collegato. Non lo so. Io non riesco, aspettate che forse Stefania ci sei, non c'è Stefania, mi sa, vediamo, glielo dico. Adesso non sento più niente però. Sono Fabrizio, sto controllando perché non risulta nell'elenco, quindi mi dura un attimo. No, però mi sembra che adesso è. Non sento più niente. Va bene, quindi dicevamo, internet, VPN solo IPsec, quindi sicura, ho un limite. 1,25 gigabit non garantiti, quindi se c'è possibilità vado a quella velocità, altrimenti no. Io potrei aver bisogno di più banda, non solo, vorrei non utilizzare una VPN, ma avere un collegamento privato diretto. Allora AWS mette a disposizione questo servizio che si chiama Direct Connect. Ok, 1 giga garantiti o 10 giga, quindi privato garantito. Quello che succede è che invece di attraversare internet con un tunnel VPN, quello che faccio è nel momento in cui io dal mio data center on-prem richiedo il Direct Connect, un service provider partner di AWS mi porterà una linea dedicata in casa. Con questa linea io sono direttamente nella rete AWS. Quindi qua avrò fino a 10 giga. Quindi è sicuramente una cosa vantaggiosa, sicuramente va utilizzato, molte aziende, sempre più aziende lo implementano. Però allora abbiamo detto, vabbè, però c'è Snowball o Direct Connect? Vabbè, dipende innanzitutto dall'utilizzo che ne faccio. Quindi Snowball diciamo che è un'ottima scelta per il trasferimento di dati, se devo trasferire in modo sicuro e rapido terabyte o petabyte su AWS, ma lo utilizzo ad esempio se devo fare una cosa one shot o una volta a scadenza frequente, cioè a cadenza frequente, cioè ogni 3 mesi devo prendere i dati, il terabyte
terabyte, petabyte e migrarli. Ogni 3 mesi devo prendere petabyte, terabyte e migrarli. Allora posso pensare di utilizzare Snowball. Se invece ho bisogno di una connessione frequente, cioè continuativa, stabile, tutto quanto, devo usare Direct Connect. Però posso usare Direct Connect anche per fare delle migrazioni one shot. Allora fate degli esempi, vediamo quando conviene utilizzare Snowball, quando conviene utilizzare Direct Connect. Ok? Allora dice, guardate qua, se tu hai puoi utilizzare 75% dei 300 mega che hai di connettività per migrare 50 terabyte, impiegherai 21 giorni. Allora, anche qua lui dice 300 mega perché magari quella è la quantità di banda che posso dedicare anche se ho Direct Connect, perché magari c'è un Direct Connect da 1 giga e non lo voglio utilizzare tutto per questa migrazione perché ci farò qualcos'altro. Allora dice: se tu hai deciso di stanziare 300 mega per 50 tera e ne puoi utilizzare il 75%, impiegherai 21 giorni. Quindi è meglio Snowball. Se hai 500 mega, ne usi il 75%, impiegherai 13 giorni, è sempre meglio Snowball. Se hai 1 giga, impiegherai 6 giorni a migrare 50 tera al 75% di utilizzo. Allora Snowball è sicuramente non più vantaggioso rispetto a Direct Connect. Allora, leggo una domanda di Daniele. Riguardo a Direct Connect, mi risulta che l'unica location in Italia sia a Milano e collegata alla region di Francoforte. Volevo capire se non c'è un vantaggio usarla, ad esempio, da Roma e verso una region diversa, ad esempio, Irlanda. Allora, in realtà non è la location, che dipende dal service provider. Perché in Italia, non essendoci la region, quindi i service provider non possono essere collegati direttamente alla region. Allora, se tu usi, non lo so, come service provider Colt, British Telecom o altri che hanno uscite anche, non è detto che sia per forza Francoforte, perché per esempio so che Colt esce adesso anche a Londra. Quindi se tu decidi di utilizzare uno di quei partner, c'è quell'uscita lì, quindi poi dopo esci su Londra. Comunque hai Direct Connect che comunque funziona bene, ma se no pazientate un attimo da Roma, pazienti un attimo perché probabilmente secondo terzo quarter 2020 la region in Italia sarà pronta e quindi da quel momento in poi i service provider offriranno il servizio di Direct Connect. Poi Direct Connect è sempre un argomento che suscita discussioni e interesse. Calcolate che in questo corso qua, lui qua fa il paragone perché nel primo modulo parla subito di Direct Connect. Ci saranno 4 slide su Direct Connect, giusto perché spiega quello che ho detto io in 4 slide invece che farlo spiegare a voce. Su quelle 4 slide a volte ci si sta anche un'ora perché giustamente chi partecipa ai corsi vuole maggiori informazioni, però al momento diciamo che forse sarebbe una buona, se devi iniziare adesso, sarebbe una buona pratica aspettare che arrivi la regione in Italia. Allora, un'evoluzione di Snowball è Snowball Edge, è un dispositivo di trasferimento da 100 tera con funzionalità non solo di archiviazione, ma anche computazionali. Quello che c'ha dentro lo Snowball Edge può essere paragonato a un EC2 M4 4 extra large, quindi ha 42 e 100 tera come capacità di storage, 10, 25 e 40 giga come interfacce, ha già Lambda dentro, ha uno storage locale perché quindi non avrà solo S3, ma avrà anche un volume EBS. Può essere messo in cluster con altri Snowball Edge. È un computer locale, come se fosse un EC2 con tanto storage e con anche Lambda al suo interno che io mi faccio arrivare a casa. Quando
quando può essere utile, ma ad esempio, guardate, faccio due casi, uno reale e uno un esempio. Un caso d'uso reale è che probabilmente quando si fanno le missioni, uno spazio potrebbe essere inserito dentro lo shuttle e fare tutte le analisi che servono localmente. Poi, quando lo shuttle rientra, recuperarlo e tirar fuori i dati. Quindi, non andando a saturare la banda per quelle cose che magari non è importante analizzare in tempo reale, ma è più importante che siano lì localmente e che quindi vengano poi gestite da chi è sullo shuttle, da chi è in missione, senza appunto intasare la banda che già sapete che loro hanno connettività per poco tempo in alcuni momenti e quindi è meglio farci altre cose. Oppure un'altra cosa è se facciamo esempio degli Stati Uniti, se andate nei posti quelli, non so, in Texas dove non c'è niente, il deserto, così a fare dei rilievi, ti carichi i tuoi 3, 4, 5 snowballage nel furgone, stai lì fuori giorni, analizzi, analizzi, analizzi. Quando poi ritorni nella civiltà, diciamo così, dove c'è connettività, i dati li prendi chi è? Patricio, non ti preoccupare quante slide mancano perché non mi sono messo a fare, io non posso modificare le slide, quindi le ho prese tutte del modulo, ma noi adesso fra poco abbiamo finito. E quindi dicevamo, questo è snowballage. Ci sono due tipi, ottimizzato per lo storage, ottimizzato per il calcolo computazionale. Queste sono le differenze, uno 24 virtual CPU, l'altro 52 virtual CPU. 32 giga, 200 giga, 10 tera di instant storage, uno dei due, quello ottimizzato per la parte computazionale, c'ha un Nvidia con GPU integrato. Snowmobile, vabbè, un track, 100 petabyte, questo arrivano con con il track. Ti lasciano il container, chiamiamolo così, fuori da dove ti serve, lo usi, fai tutto quello che devi fare. Questo, diciamo, è un po' di più di snowballage, ha qualche servizio in più all'interno, c'è Glacier, c'è Redshift, c'è Lambda anche qua, e via dicendo. Parliamo di un altro servizio, un'altra feature di S3. No, Luca, le slide non è possibile avere una copia delle slide perché sono le slide ufficiali del corso. Puoi avere il libro solo se partecipi a uno dei corsi AWS. Cioè, proprio, cioè non è che l'abbiamo, non è una cosa decisa da noi, ma è una cosa proprio di AWS. Non si distribuiscono le slide. Altra feature, se devo andare a trasferire sempre grandi quantità di dati su internet in Amazon S3, posso utilizzare una feature che è Transfer Acceleration, che prova ad accelerare il processo di caricamento. Utilizza dei protocolli di rete ottimizzati per AWS, sono dei protocolli standard, ma ottimizzati da AWS per questa attività, sfrutta gli edge location per il trasferimento dei dati. Quindi noi abbiamo parlato di region, di availability zone, non abbiamo parlato di edge location. Le edge location sono dei punti di presenza sparsi per il mondo, al momento sono circa 200, nel quale troviamo alcuni servizi: CloudFront per il content delivery network e quindi il caching, Route 53 per i DNS e altre operazioni, altre attività che fa Route 53 che adesso non abbiamo tempo di vedere, WAF e Shield, che sono due servizi per la sicurezza. Quindi quello che fa è sfrutta gli edge location, quindi sfrutta CloudFront per fare
lui la distribuzione dei contenuti che stai cercando di caricare dentro il tuo bucket S3. Va bene, qua guardate, vi fa vedere il confronto di quanto tempo impiega utilizzando il Public Internet e quanto ne impiega utilizzando Transfer Accelerator. Guardate lì la slide. Praticamente, se lui dice sto trasferendo i miei dati da differenti edge location dentro Singapore. Ok? Questo vabbè, chiaramente è una cosa solo, poi vi faccio vedere dalla console come si fa il test. Questa è una cosa giusto per esempio. Più si avvicini alla location, più è sconveniente utilizzare Transfer Accelerator perché si allontana per andare a utilizzare gli edge location. Quindi vedete che Singapore su Singapore ci impiega più tempo con Transfer Accelerator che con il Public Internet. È poco, ma impiega di più. In altri casi è più evidente, in altri meno, però più mi allontano dalla region, più è conveniente utilizzare Transfer Accelerator. Vedete, per esempio, da Singapore a Rio de Janeiro con Transfer Accelerator sta sotto le 3 ore, con l'internet pubblico sta sopra le 6 ore. Chiaramente, ripeto, qua poi dipende da connettività che abbiamo, da mille fattori, però questo è un esempio che calza abbastanza. Ops. Quindi, vabbè, quando uso Transfer Accelerator ho un costo aggiuntivo da pagare, che è in base al numero, alla quantità dei dati che sto muovendo e in base alla posizione in cui mi trovo. Ok? Funziona a livello di bucket, quindi decido di utilizzare Transfer Accelerator per bucket. Mi devo assicurare che di utilizzare l'URL corretto per andare a caricare i miei oggetti. Allora adesso vi faccio vedere invece dentro la console il test che facciamo dall'Italia, quindi è impossibile perché andrà, vediamo dove va, andiamo a caricare in Irlanda ad esempio. Aspettate che multifactor. Allora, aspettate che vi racconto meglio. Questa è la console di gestione di AWS, questa è la mia dashboard. Cerco il servizio S3, vado dentro la dashboard di S3. Properties. Qua ci sono tutte le feature, quasi tutte quelle di cui abbiamo parlato, versioning, encryption, object log, tags, transfer acceleration. Ok, qua vi dice che vuoi fare, vuoi abilitare, va bene, learn more. Non è learn more, ma perché mi hanno tolto? Eccolo qua, scusate. Ok. Fa un esempio, dice upload speed comparison based on the location of bucket. Fabrizio Angelelli, Stoccolma. Qua evidentemente ho fatto un corso per questi di Stoccolma in Telenor e quindi sto lavorando su Stoccolma. Lui parte chiaramente, adesso lui fa l'upload di un file su tutte le tutte le region. No, adesso vediamo giusto le prime due
vedere cosa succede e poi era giusto per farvi vedere come funziona il test. Andiamo a vedere un attimo che effettivamente sia. È a Stoccolma quel bucket. Guarda, se devi caricare in Virginia rispetto a farlo via internet, sei 11% più veloce. Vediamo San Francisco, poi dopo ci fermiamo perché vi voglio far vedere, raccontare giusto due cose su un servizio particolare. Un po'. Vabbè, San Francisco 14% più veloce. Questo lui fa lui dei test caricando dei file. Posso poi andare io a decidere se abilitarlo o meno. Va bene, giusto due slide perché poi l'argomento qua diventerebbe troppo complesso, troppo lungo, ma io avevo già preventivato di fermarmi fra quattro slide. Parliamo di un servizio particolare che si chiama Storage Gateway, che può essere configurato per funzionare come VTL, come Virtual Tape Library, quindi estendere dall'ambiente locale dove si trovano le nostre applicazioni di produzione a i servizi di applicazione di AWS scalabili come S3, come Glacier, quindi ridondati sul cloud. Quindi utilizzo questo servizio che mi può aiutare soprattutto per tutta la parte di backup, per lo storage durabile. Perché? Perché ho diverse opzioni se migro sul cloud che magari non ho in casa, magari le ho, però non è detto. Sono più cost effective perché posso utilizzare diverse classi di storage, posso utilizzare la modalità di pay as you go e via dicendo. Mi semplifica l'amministrazione di alcuni dati e riesco insomma a fare il mio viaggio verso il cloud in una maniera più fluida possibile. Qua ci dice, vabbè, quali opzioni hai per backuppare i tuoi dati sul cloud? Posso fare degli script col do it yourself, quindi creo io degli script e ogni tanto partono e fanno il backup. Posso utilizzare dei connettori particolari e quindi poi a mano spostare i file che mi interessano, oppure posso utilizzare Storage Gateway. Questa è un'overview di Storage Gateway. Storage Gateway è un servizio che a seconda di come voglio usare, adesso vi dico le tre modalità in cui lo posso utilizzare, a seconda di come voglio utilizzare questo servizio, ho un'appliance che devo installare in locale sul mio, nel mio data center, su una macchina virtuale, su una macchina fisica, quello, che preferisco, e collegarlo poi al servizio Storage Gateway che, voglio utilizzare. Storage Gateway può essere utilizzato in diversi, posso utilizzarlo con diversi approcci. Abbiamo Volume Gateway, Tape Gateway e File Gateway. Volume Gateway diciamo che rappresenta la famiglia di gateway che supporta i volumi a blocco, quindi EBS, Elastic Block Store, quindi i dati dei miei data center, del mio data center on premise vengono archiviati nella memoria locale con dei backup in modo asincrono. Quindi creo i miei backup dei miei dei miei volumi on prem come se fossero degli snapshot EBS. Ok, quindi ho il mio data center invece di fare il backup nella maniera standard in cui sono abituato, posso fare gli snapshot dei miei volumi. Questo me lo consente l'appliance che ho installato. Poi abbiamo Tape Gateway,
diciamo, il Tap Gateway forse è la modalità più utilizzata, è quello che emula la VTL, quindi il Virtual Tape Library, quindi Nicecasi, quindi va a emulare tutto quanto dall'unità nastro, facendola, rendendola virtuale, dei supporti virtuali, tutti i dati che vado a mettere nel tape, quindi nel nastro, vengono archiviati in S3 e possono poi essere spostati in Glacier per durabilità, per risparmiare qualcosa e via dicendo. Poi l'ultima modalità, File Gateway, una configurazione particolare che fornisce alle mie applicazioni un'interfaccia file per andare ad archiviare direttamente gli oggetti in S3 ed accedervi. Quindi, diciamo, prova a trasformare S3 in un file system. Quindi io dal locale, dal mio data center on-prem, posso accedere direttamente ad S3 andandoci a conservare gli oggetti che mi interessa. Poi dopo quali sono mille opzioni che posso andare a configurare col caching per avere un accesso più rapido ad alcuni specifici oggetti e via dicendo. Vabbè, qua dice, vabbè, perché dovrei utilizzare Gateway, perché si concentra su quello in questa fase, sicuramente per quello che vedete in slide. Innanzitutto è cost effective, quindi posso andare a spostare tutto in Glacier, posso continuare a utilizzare le mie applicazioni di backup senza modificarle, senza sostituirle, solo che vado a spostare tutto su AWS, emula il physical tape, quindi come se fosse un VTL che ho in casa, è compliant con tutta una serie di standard PCI, SOC, ISO, HIPAA, tutta una serie di standard che potrebbero essere fondamentali e necessari per la mia azienda. Posso criptare i dati, fa tutte delle operazioni di cache per agevolarmi nell'accesso, posso andare a fare il restore dei miei dati da Glacier in 3-5 ore, a seconda delle necessità. Allora, io mi vorrei fermare qua e lasciare qualche minuto per le domande, e poi siamo tutti liberi. Se avete domande, è il momento. Nel frattempo mi preparo una cosa, qualora non ne aveste, e vi faccio vedere un'altra cosa simpatica più che altro. Niente domande? Ciao Edoardo. Non so se state scrivendo, perché io non vedo se state scrivendo, quindi non so se state scrivendo o non avete domande. Vabbè, mentre ci pensate che avete, vi faccio vedere questa cosa abbastanza, diciamo così, va, diciamo che è divertente. Storage Gateway, Hardware Appliance. Allora, tutto quello che abbiamo visto per lo Storage Gateway, quindi Tape Gateway, File Gateway, Storage Gateway, può essere fatto non solo scaricando l'appliance, ma posso anche avere un appliance hardware che posso comprare. La compro, indovinate dove? Su Amazon. Come dire, è prodotta da Dell, costicchia i suoi bei 12.000 dollari.
Quello che succede è quando la prendo, ho un'unità rack che può essere montata nel mio appunto data center. Quando la ordino mi arriva già con il software storage gateway, io quello che devo fare è andare a configurare l'indirizzo IP, alcune altre piccole configurazioni come appunto l'indirizzo IP, dirgli dove si trova e a quale account è associata quell'appliance. Da quel momento ci pensa lui a funzionare da storage gateway come avrebbe dovuto fare l'appliance che avevamo detto prima di inserire sulla nostra macchina virtuale. Posso andare a aggiungere e rimuovere altre appliance, il software è automaticamente gestito da AWS per quanto riguarda patch di sicurezza, aggiornamenti a nuove versioni e tutto quello che può venirvi in mente. È un gateway, quindi supporta volume cache, tape gateway, file gateway, ridondato automaticamente, quindi due power supply, dual boot e quant'altro. Le performance sono predicibili perché sappiamo quali sono le performance dello storage gateway. Per il momento è disponibile solo in queste region che vedete qua, quindi North Virginia, US Ohio, West Oregon, North California. Dice Amazon te lo fornisce, Amazon ti supporta nella configurazione se hai qualche problema di hardware, qualche guasto, ti devi rivolgere a Dell perché è l'azienda che lo produce e quindi l'azienda che a sua volta lo gestisce.